Carissimi amici, mi unisco a voi nella preghiera. Io sono Derio, il vescovo di Pinerolo. Sono stato ammalato di Covid e nel modo più duro che questa malattia comporta, e sono ancora in rianimazione. Vi parlo dalla rianimazione dell'ospedale di Pinerolo. Ho vissuto, appunto tutte le fasi di questa malattia fino a essere intubato e poi peggiorando ad essere tracheostomizzato. E sono stati momenti molto duri e in almeno 2 o 3 giorni sono stato con la morte, a passeggiare con la morte. Ho visto lucidamente, anzi non visto, ho sentito che stavo morendo, poi il medico dopo me l'ha confermato, c'era un'alta possibilità di morte e io mi sentivo morire. Morire vuol dire non solo pensare alla morte, ma sentirsi evaporare, evapora tutto e sapete cosa resta? Resta, a me restava forte ed era l'unica cosa che faceva a me, la fiducia in Dio e le relazioni costruite. E allora ho capito, anzi ho toccato con mano, che ciò che conta è la fiducia, per me credente, la fiducia in Dio e le relazioni. E allora voi pregate per la Chiesa, pregate perché la Chiesa, i cristiani, sempre puntino su questo, la fiducia in Dio, coltivare la fiducia in Dio in modo forte. Perché questa fiducia in Dio sia capace di aiutarci a essere uomini e donne di fiducia che sanno portare fiducia intorno a sé, agli altri, anche a chi non crede, a gente di altra religione, e costruttori di relazioni. La Chiesa deve essere la prima a essere davvero la campione in relazione. In relazione, grazie alle relazioni, si rinasce. Grazie a cosa si rinasce? Alla fiducia e alle relazioni. E allora che davvero si possa tornare ad essere una chiesa che coltiva ancora di più questi due bellissimi aspetti, anzi questi aspetti che sono fondamentali. Arriviamo da una società che era centrata sull'individuo, dove tutti pensavamo di bastare a se stessi e il resto fosse di più. Ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di relazioni, ne abbiamo bisogno più del pane, e potrei dire io che mi mancava il respiro, più dell'aria. Abbiamo bisogno di essere seri costruttori di relazioni, di comunità. Non ci si salva da soli, soprattutto da questa epidemia. E allora vi auguro davvero questo, vi auguro di pregare per una Chiesa così, una Chiesa che certo fa anche mille altre cose, ma soprattutto dispensa fiducia attorno a sé. Abbiamo bisogno di fiducia, di rimparare a credere al futuro. Solo così usciremo da questo momento difficile, perché è ancora buio là fuori. È ancora buio là fuori. Quanta fatica a livello economico si sta riversando nella nostra società e ancora quanti stanno faticando, sono ammalati, piangono morti. È ancora buio là fuori. Dobbiamo essere dei campioni di fiducia e le relazioni. Pregate per una Chiesa che innanzitutto all'interno di sé, prima di tutto, tra operatori, tra praticanti, costruisce belle relazioni e belle comunità. Una società dove finalmente ci si sente di appartenere a qualcuno sarà una nuova società. E poi pregate perché la Chiesa sappia fare tesoro di questo tempo brutto, di questa tragica epidemia, sappia fare tesoro, che nessuno all'interno della Chiesa pensi che è stata una brutta parentesi, torniamo come prima. Non possiamo tornare come prima. Sono nate delle cose belle. Io ho visto qui nella nostra diocesi quante cose belle sono nate. Soprattutto è rinata spesso la preghiera in famiglia che si era persa. Quante iniziative. Persone che si ritrovavano la domenica a guardare tutta la famiglia insieme, la messa in streaming, compresi i figli che a messa non ci andavano più da anni. Che meraviglia. Parroci che hanno attivato servizi streaming dove facevano un pensiero sulla parola di Dio e a casa tutti insieme si fermavano un attimo. Io stesso, prima di ammalarmi, ho iniziato, ma ho fatto solo una settimana, a cena con Derio e alle 7:30, prima di mettermi a cena, facevo un momento breve, un pensiero, una riflessione e tantissimi lo guardavano. E abbiamo bisogno di questo, di ritrovare la fede nella famiglia, momenti di preghiera personali,
momenti di lettura della parola di Dio comunitari che non siano solo la messa. Ci sono parrocchie, almeno dalle nostre parti, dove c'è la messa e non c'è nient'altro. Sapete, io credo profondamente alla messa, ci credo profondamente, è il cuore, culmen et fons, è il cuore. Io quando celebro sono in paradiso, io quando celebro mi perdo, rinasco. Quindi la celebrazione è davvero importante. Ma se c'è solo quello e non c'è nient'altro, il cristianesimo è già finito. E allora questa epidemia ci ha dato l'occasione di indicarci altre strade. Quando tutto sarà finito, non torniamo indietro. Percorriamo queste strade, facciamolo in una chiesa nuova, la chiesa che sogna Papa Francesco, una chiesa rinnovata, una chiesa che sta al mondo per essere a servizio dell'umano. Una chiesa in uscita, una chiesa gioiosa, carica di speranza. Vi auguro davvero di pregare per una chiesa che creda alla rinascita, sempre, perché innanzitutto creda alla risurrezione. Buona preghiera.